si è reso responsabile di una rapina ed estorsione ad agosto del 2014 e per questo dovrà ora scontare una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione. Si tratta di un pregiudicato 58enne originario di Rosolini ma residente ad Ispica, che è stato arrestato dai carabinieri lo scorso fine settimana. I militari della stazione carabinieri di Ispica infatti hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania nei confronti proprio dell'uomo, che è stato condannato, oltre alla reclusione, al pagamento di una multa di 600 euro per i reati di estorsione e di rapina commessi nei confronti della madre e del fratello, allora conviventi, nel 2014. I carabinieri lo hanno arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Ragusa, dove adesso sconterà la pena in questione. Tra poco più di un anno il ponte sullo stretto sarà realtà, parola del vice premier Matteo Salvini, che ieri è stato in Senato per l'approvazione definitiva del decreto. Un'infrastruttura, ha dichiarato, importantissima, ma che da sola non risolve il problema della mobilità, soprattutto in Sicilia, ma va inserita nel contesto della velocizzazione della ferrovia Catania-Palermo-Messina e Salerno-Reggio Calabria e gli investimenti di ANAS. È così che da Catania il ministro ha annunciato anche che in Sicilia sono in programma cantieri per 28 miliardi di euro tra strade, autostrade e ferrovie. Il raddoppio della Ragusa-Catania annunciato questa settimana ne è un esempio. L'isola continua ad essere tra le priorità del governo Meloni, che sin dall'insediamento ha guardato con grande attenzione lo scenario geopolitico del Mediterraneo. Dopo anni di chiacchiere per il ponte, l'obiettivo, continua Salvini, è avviare i lavori l'estate prossima. Ponte da solo non avrebbe risolto nessun problema. Il ponte inserito nella velocizzazione della ferrovia fra Palermo, Catania e Messina e fra Salerno e Reggio Calabria e gli investimenti che ANAS sta facendo recuperando anni persi, cantieri fermi, senza operai, senza lavori, delle odissee, unendo tutte le comunità siciliane, permettendo di attraversare velocemente senza inquinare lo stretto, nel giro di qualche anno sarà realtà. Quindi essere insieme agli enti locali, insieme alle regioni, insieme al governo protagonista di questo grande rilancio, di questa rivoluzione, di questo rinascimento infrastrutturale di tutta Italia, con particolare attenzione alla Sicilia e al Mezzogiorno, come dicono i giovani, è tanta roba. Ponte che toglierà inquinamento dall'acqua e dall'aria, ci saranno mancate emissioni in aria e in acqua e farà risparmiare ore di tempo e miliardi di euro ai siciliani che pagano ogni anno la mancata realizzazione di questa infrastruttura più di 6 miliardi, quindi sarà oltre ai 100.000 posti di lavoro veri creati fra Sicilia e Calabria, sarà un'opera di ingegneria unica al mondo, che la fanno gli ingegneri, non i politici, sta in piedi, lo posso assicurare, resiste ai terremoti, al vento, al mare e a qualunque altra cosa, altrimenti non sarebbe stata disegnata dai migliori ingegneri. E dopo 50, 60, 70 anni di chiacchiere, l'obiettivo è di avviare i lavori l'estate prossima. Ci troviamo in compagnia di Ivana Castello, candidata a Modica, e manca meno di una settimana al voto. Cerchiamo dunque di tracciare un bilancio. Come è andata questa campagna elettorale? È stata sicuramente in salita, è andata benissimo, perché in questi giorni vedo un riscontro positivo di tanta gente che ha avuto modo di analizzare il programma, le nostre proposte, capire la serietà con la quale agiamo e quindi penso che ci darà, sono molto fiduciosa, io penso che ci daranno fiducia. I modicani hanno capito finalmente che è il tempo di cambiare, è il tempo di voltare pagine e affidarsi ad una coalizione seria, preparata, leale, onesta e corretta. Oltre alla serietà e al cambiamento, quali gli ingredienti di questa campagna elettorale? Sì, ieri abbiamo fatto un comizio di quartiere, abbiamo illustrato il programma, ciò che vogliamo fare per la nostra città, partendo appunto da quelle che sono le criticità determinate per la maggior parte in questi 10 anni dell'amministrazione Abbate, dal sistema Abbate. Abbiamo parlato anche di risanamento, abbiamo le idee chiare anche su questo e su quello che faremo per migliorare le condizioni e lo stato economico della città. Venerdì è atteso Giuseppe Conte, così anche un modo per chiudere la campagna elettorale. Sì, venerdì il Movimento 5 Stelle ha comunicato che verrà Giuseppe Conte, per noi è un onore, capite bene che è una cosa importante e quindi anche lui sta partecipando ed è sceso in campo per la coalizione, per la candidata Castello.
fondi in arrivo per il Museo Archeologico di Camarina, notizia decisamente importante per l'intera provincia di Ragusa, che si rafforza quindi in quella che è l'offerta turistica culturale. Si parla infatti di un museo che è fiore all'occhiello del territorio e che ha riaperto i battenti la scorsa estate dopo i lavori di riqualificazione durati diverso tempo. A darne notizia è il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d'Italia, che a seguito degli incontri tenuti nella sede museale si è interessato relativamente all'iter di rimodulazione dei fondi PON Cultura Sviluppo 2014-2020 ed è recentemente arrivata una nota di conferma da parte del Ministro della Cultura sulla disponibilità degli importi. Accogliamo, afferma Sallemi, molto positivamente lo sblocco dei fondi per 405.000 euro che serviranno per interventi di musealizzazione, per la creazione di nuovi spazi aperti al pubblico e per la nuova impiantistica, nonché per il miglioramento dell'esperienza dei visitatori. Mi ero interessato personalmente affinché questi fondi potessero essere sbloccati e la comunicazione del Ministero sancisce in tempi rapidi l'esito positivo della vicenda. Così il sud-est siciliano potrà contare sul potenziamento di una struttura museale molto importante. Parimenti auspico che i lavori nelle arterie stradali limitrofe, gravemente danneggiate dall'alluvione dello scorso febbraio, possano procedere altrettanto speditamente. Per il ponte sull'Ippari, infine, travolto dalla furia dell'acqua, è allo studio una soluzione con la regione e la protezione civile. Lavoriamo a testa bassa su tutti i fronti, in sinergia con le istituzioni. L'inflazione anche in provincia di Ragusa non dà pace ai pensionati e ai dipendenti, per non parlare poi di chi si ritrova in condizioni sociali peggiori. A fotografare la situazione reale che preoccupa tanto, la segretaria generale dell'UST CISL Ragusa Siracusa, Vera Carasi. Secondo la segretaria, soltanto degli investimenti di grande portata, e quindi pubblici ma anche privati, possono permettere al territorio di risollevarsi. L'inflazione erode pezzi importanti di salari, retribuzioni e pensioni, spiega Vera Carasi. I costi dei beni di consumo in provincia di Ragusa, secondo i dati Istat, sono aumentati in media e nel giro di un anno e mezzo di un valore compreso in una forbice tra il 15 e il 20%, e non c'è speranza che tornino indietro, ma solo quella di mantenerli stabili. Ecco perché per noi, prosegue, in questa delicata fase la grande priorità è legata al tema dell'inflazione. Mentre a livello nazionale si sta cercando di negoziare un accordo per mettere sotto controllo prezzi e tariffe e quindi arginare la speculazione, a livello provinciale occorre creare un tavolo dello sviluppo che monitori l'andamento dei prezzi e soprattutto individui le strategie migliori per fermare questa fase galoppante che sta erodendo la forza di acquisto. È indispensabile imprimere una forte accelerazione sugli investimenti pubblici e privati e contrastare le disuguaglianze geografiche, generazionali e di genere, di fare del Mezzogiorno quindi la grande priorità, conclude, nazionale ed europea.